porgere il saluto a nome della Società Botanica Italiana, devo innanzitutto ringraziare il Ministero dell'Ambiente. Non è secondario certamente l'impegno di alcuni funzionari, in particolare la dottoressa Geratano è un esempio, ma quello che vorrei esprimere in questo indirizzo di saluto è come mai, se non proprio in quest'ultimo anno, abbiamo visto veramente fare il punto della situazione, tutto quello che attiene le attenzioni e quindi gli studi sulla biodiversità del nostro paese, e quindi questa possibilità di poterla comunicare non soltanto tra gli addetti ai lavori, ma principalmente facendola, poi riversando un po' i risultati di questi incontri nel, diciamo, quello che può essere l'informazione della nostra società, che guarda certamente con attenzione a tutto quello che rappresenta l'investimento del nostro paese in questo sensibile problema della biodiversità italiana. Ora, con questo aggiungo ancora che la Società Botanica Italiana ormai da diversi anni si rapporta, possiamo dire, efficacemente e produttivamente per quello che sono i risultati che sono stati prodotti, sia con tutti gli altri enti come l'ISPRA, l'ENEA e altri enti nazionali che ovviamente hanno come mission proprio quello di attenzionare i problemi ambientali e quindi anche della biodiversità. Non c'è dubbio che un Presidente della Società Botanica Italiana non può soltanto riferirsi a quello che fa all'interno della società in funzione dei rapporti che sono stati instaurati con il Ministero e con gli altri enti, ma non può non, diciamo, valutare positivamente tutto il contributo che i botanici italiani, indipendentemente quindi dal raccordo con la società, stanno dando a questo tema e alle problematiche che scaturiscono sulla. Voglio, ritornando un po' a quello che mi preme di più evidenziare, e senza nulla togliere agli interventi che sono programmati, e cioè dire quello di Edoardo Biondi, di Graziano Rossi, poi anche di Sonia Ravera, di Gianluigi Bacchetta, e cose programmate oggi e domani, ecco, vorrei intanto loro che si sono assunti oneri diretti tiramento delle attività in seno alla Società Botanica Italiana, perché certamente i risultati prodotti sono molto incoraggianti e vanno nella direzione, mi auguro, dal Ministero e da tutta, diciamo, la comunità che segue un po' questi aspetti. Rinnovo ancora i miei ringraziamenti e il saluto a tutti i partecipanti, oltre che ovviamente ai nostri rappresentanti istituzionali.